Cosa fare in caso di terremoto, alluvione e maremoto? Sono stati questi i temi al centro di Io non rischio, la manifestazione annuale delle buone pratiche di protezione civile che ha animato e colorato questa mattina Piazza Libertà ad Avellino. Associazioni di volontariato, autorità e gli studenti della Dante Alighieri sono stati tutti uniti nella scoperta delle buone pratiche da adottare in caso di calamità naturali. Questa è una delle 96 piazze campane che si aprono oggi e domani in tanti 96 comuni della Campania. Avellino è una di queste piazze. Troverete i gazebo gialli, i cittadini troveranno questi gazebo gialli con i volontari, le associazioni di volontariato che comunicheranno i comportamenti da tenere, le buone pratiche in caso di terremoto, maremoto e alluvione e anche in caso di rischio vulcanico, perché c'è anche dei gazebo dedicati al rischio vulcanico. Per cui è una manifestazione ormai annuale, è un appuntamento consueto ogni anno questo. Quest'anno è diverso perché apre l'intera settimana della protezione. All'iniziativa presente anche la Scandone, che ha ricevuto una grande accoglienza, selfie, foto e un affetto forte, ha inondato, letteralmente inondato, De Gennaro e i cestisti. Certo, questo deve essere il nuovo volto della Scandone. Finalmente la Scandone riscopre anche quel suo ruolo sociale, quindi è giusto che deve ritornare nelle piazze, nelle scuole, ma anche in tutta la provincia. Lo sport è anche questo, è aggregazione, al di là della competizione sul parquet, i valori dello sport sono importanti ed è utile diffonderli quanto più possibile. Dicono che è una trasferta molto dura in quanto la squadra avversaria è una squadra attrezzata addirittura per vincere il campionato, però gli umori sono positivi, l'esordio in casa è stato positivo, i ragazzi li vedo convinti, li vedo decisi, abbiamo allestito, nonostante le difficoltà iniziali, la fretta, un roster sicuramente competitivo in grado di fare la sua bella figura in questa categoria. C'è sempre il nodo Lodi da sciogliere che si ripropone costantemente. Lo so, ma io sono stanco di parlare sempre dei lodi, vorrei avere qualche lode anche per la nostra squadra.